Peggy 18. Salve a tutti ragazzi, sono G Legend del Fire Clan e anche oggi andiamo avanti con una nuova puntata di Punch Club con il nostro Focantino. Play Focantino. E andiamo, carica. Ora, l'ultimo incontro ci ha visto vincere al Cardio Palma con solo 4 punti di vita. Siamo ridotti male, mamma mia. Allora, qui abbiamo bisogno di mangiare assolutamente. Però abbiamo i soldi per andarci a comprare da mangiare, quindi quell'altro mic non ci dà da mangiare, è gratis. E andrei a comprare da mangiare. Vedo che ti piace la pizza, il mio amico ha un ristorante, penso che potrebbe darti un lavoro. Attenzione, goal complete. Pizza eater, ok. Grazie, mi serviva un lavoro. Meat Casey. Ok. Andiamo sempre da Apu perché qua. Allora. Direi di comprarci un vallo di cibo. 15. We're not long time. 9. E anche questo. Andiamo via così. Andiamo via così. Allora, andiamo verso casa e andiamo a vedere anche Casey come è messo. Attenzione, ma che... Allora, questo non è di Pulp Fiction la scena, che sono dentro un bar, e lui perché mi sembra molto Steven Seagal. Però va bene così, dai, andiamo a incontrare Casey, con loro non possiamo interagire, niente, qua non possiamo fare niente. Andiamo da Casey, vediamo cosa vuole. Ciao, Apu mi ha detto, dello store mi ha detto che avevo un lavoro. Ho bisogno di qualcuno che mi consegni la pizza. Penso che sia pericoloso. Here to be a sailor. Sì, ha proprio quel che di Steven Seagal. Attenzione, gli facciamo vedere braccio potenti. E lui ci posta il coltellaccio. Così. Allora, possiamo consegnare la pizza. Chiedendo la pizza mangiare, chilometà, ordiniamo la pizza. Ah, qui possiamo mangiare quindi, direttamente. Sta tornare a casa. Però noi abbiamo bisogno di mangiare, quindi andiamo a casa. Ok, Piotti. Attenzione. Un'altra chiamata per noi. Ciao. Ehi ragazzo. Spero che non ti stia non focussando, comunque concentrando troppo. Comunque ci ha detto di non fare tutto, ma concentrarci su qualcosa di specifico per trovare praticamente la nostra strada. Frank ha ragione, infatti. Cercheremo con Focantino di non starci troppo addosso tutto quanto. Io direi di mangiarci questo, questo e questo. Ora, io però adesso ho zero soldi. È un cane che si morde la coda da solo. Praticamente io però potrei andare qua a lavorare. Money. Allora andiamo. Proviamo a fare i pizza boy. Vediamo quanti soldi guadagniamo. 30 dollari. Anche se ci stanchiamo molto meno. Però guadagniamo sti 30 dollari. Ok, stop. Allora guardiamo tra quanti incontri abbiamo. Vabbè, abbiamo ancora 2 giorni per poter segnare. E qua ci dice qualcosa? No, ancora no. Allora segniamoci. Ci segniamo. Abbiamo l'incontro tra 3 giorni. Contro Bob Dresson che ha 1, 2 e 3. Che ha il pugno alto, il backhand punch e il blocco. Quindi dobbiamo riuscire a stare... Già siamo un pochino sopra di lui. Siamo un pochino sopra di lui, però non tanto. Però ho guadagnato 30 dollari, quindi direi di andare subito a... qui in palestra. Ne investiamo 15 con lui. Ok.
Ci andiamo nei calci bassi così a spezzare tibie. Subito. Vai Focantino, spezzagli le tibie. Subito di argento. Ok. Altri 2 punti guadagnati. Perfetto, siamo quasi al massimo della felicità. Proviamoci. Ehi amico, puoi darmi una mano? Infatti gli manca il ragazzo qua. Andiamo a vedere cosa vuole. Let's do it, facciamolo. E via, facciamo un po' di sparring anche con lui, vediamo cosa succede. E una, e due, e tre, e quattro, e non ce la fa più. E vai Fongattino, gli dà una mano. Ti ho visto allenarti, sembra che sei bravo a combattere. Sai com'è? Do calci nei culi qua e di là. Questo dovrebbe essere interessante per te. C'è un posto dopo il fiume in un magazzino. Se ne sai qualcosa dei combattimenti praticamente diciamo illegali, non molto, facciamo nulla sapienti. Displays, ok, praticamente abbiamo la possibilità di andare a fare gli incontri clandestini. Ma però potresti avere dei seri infortuni. Vediamo, questa è la storyline, diciamo. Abbiamo anche la possibilità di andare a fare gli Ultimate Fight. Però direi di andarci dopo. Direi. Corapo, qua ci deve sbloccare un'altra cosa. Chi ci deve sbloccare? Lui può sbloccarci altri 2 rami. Dobbiamo arrivare a 5 e questo non lo so cos'è. Va bene. Proviamo ad allenarci che te ci fai perdere tempo. Allora direi di focussarci sempre su agilità e stamina. Perché più agilità e stamina abbiamo e un pochino meno di forza riusciamo a aver più vita durante gli incontri, più energia e in più abbiamo anche più accuracy, quindi più precisione, quindi riusciamo a portare gli attacchi anche meglio. Allora basta qui. Allenati qua. Portarli a 5, questa sarà un po' una mazzata. Vai con la pera, vai con la pera. Allora, finita la pera, vai qua. E un po' di tapisulan. Beh, ha perso un botto, 27, 18, 18. Abbiamo detto 2. Quanti giorni ci mancano? 2 giorni, quindi abbiamo questo più un altro. Ne metti ancora un po' qui. Abbiamo sempre 3 skill point da andare a mettere, ma tanto non ci bastano. Ok. Diamo anche una pompata alla forza perché non vorrei perdere niente in forza. Ok, 4 lì. Basta con la forza. Fai un po' di tutto. Qua devo andare a dormire, dannazione. C'è qualcosa che costa 5 che ci dà magari. Una palestra carissima. Ecco, qua ci sono gli incontri. Allora, però se io vado da lui. Investendo del denaro. Mi faccio dare del cibo. Il mio, ma dove me l'ha mandato a casa? Non penso che sia famato, veramente sì. Allora. Costa troppo, andiamoci a piedi. Mi ha dato della carne, quindi ogni volta che non abbiamo i soldi ci darà della carne. Dormiamo, finiamo, diciamo. E
dobbiamo riuscire più o meno a stare così, a finire i soldi, avere il cibo gratis. Quanti giorni mancano all'incontro? 2 giorni. Potrei fare. Vai qui. Una consegna di pizze. Ok. Quindi domani si combatte. Consegniamo la pizza sempre. Si è calato tantissimo la stamina. Così abbiamo quei 30 dollari. Quindi, ahí dentro. Direi di fare un altro allenamento con lui, sempre con argento, così guadagniamo sempre 2 skill point. Vai Focante, spezzagli la tibia. E continuare ad allenarci, sperando che basti tutto quello che stiamo facendo. Ok, skill point, ne abbiamo 5 che bastano per il pugno o per il calcio. Però quasi quasi li terrei, perché dopo l'incontro ce ne dà degli altri e possiamo attivare una nuova skill. Mini slot to use in combat, non sarebbe male. Non sarebbe male. Paghiamo la retta. Facciamo questo. Forza Focantino. Cerchiamo di raggiungere almeno il livello 4 lì. Scusate. Il livello 4 qui. Cerchiamo di portarlo un pochino più sopra, perché sennò quando arriva il giorno successivo ce lo cala. Basta Focantino. Fai un po' di pera. Un po' di pera che non fa mai male. Ok, abbiamo fame. Andiamoci a piedi. Possiamo riscroccare da amico un'altra cosa. Ok, abbiamo scroccato, bello scroccare. Ah no, però ce l'ho. Ce l'ha dato direttamente. Hai fatto. Ma ce l'ha da un'altra casa? No, allora ne avevo uno in frigo. Allora, domani abbiamo l'incontro. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Stiamo a casa. Facciamocelo da per noi l'allenamento. Con i nostri push up. In modo tale che risparmiamo 2 spicci. Ok, e andiamo subito a fare l'incontro e andiamo a combattere. E siamo contro Bob Dresson. Attenzione, attenzione. Abbiamo uno che siamo pari a lui. Rigeneriamo più energia e abbiamo anche più difesa. Abbiamo un semplice pugno. Allora, io direi di andare coi calci. Qui abbiamo le schivate e il blocco. Ora iniziamo così subito a menarlo. Lui cosa c'ha? Pugno e blocco. Allora, andiamo così. Vediamo come va. Attenzione che siamo in vantaggio. Botte scapazzoni sempre. Cerchiamo di rompergli le tibie. Attenzione. L'incontro ci vede ancora leggermente in vantaggio. Leggermente. Così
Questo gli togliamo 2, questo gli togliamo 4 e 4. Lui c'è poca. Andiamo ancora così, perché siamo ancora in vantaggio. Se riusciamo a rompergli le tibie con questa qui. Dai, eccola. Lui spreca tanta stamina e quindi per noi è buona cosa. Dai, dai, spezzaglielo tutto di botte, rompilo, rompilo di botte con una serie di calci. Vai, Focantino, dai, cazzo. Dai, con questi calci nelle tibie, su, su, rompi tutte le ossa, dai. Questo è l'incontro che ci serve a noi per la classifica. Attenzione che siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio, siamo in vantaggio netto. Però io voglio fargli più male, non c'ho niente per fargli più male. Che lui è col fiato proprio corto, che ha pochissima stamina. Ele, va a terra subito, alle, alle, un altro po' di calci. Siamo in vantaggio proprio così. Siamo freschi come una rosa. Perfetto. Incontro perfetto. Quindi Bob Dresson montato a terra. E niente, ce la siamo guadagnata, sempre, abbiamo sempre 5, che fa sempre comodo, una 40 di vita, la recuperiamo mano a mano quei giorni, più 38 nella lega. Amico, Embroi, aspetta, non va, insomma, tutto è stato fantastico, non va, mate. Ma lui non è uno dei quelli che fa parte, andiamo al bar. A friend, no? He's a good guy. You could really become friends. Ci siamo fatti un amico. Andiamo al bar. Andiamo al bar. Dopo un paio di birre. Bella serata. Ask you a question. L'autodistruzione. Tyler. Spendiamo some time with him. Ma qua è Fight Club? Tyler Durden? Ah sì, fai gli stessi discorsi. Non so che cosa vuoi tu da me. Street Fighter, win 25 incontri da strada. Non è facile, ma ce la puoi fare. Ci proviamo? Proviamo subito a spezzargli le tibie a uno. Dai, proviamoci, ok. Siamo contro some guy, quindi un tipo casuale. Sì, dai, siamo nettamente più forti. No, anche no, però. Proviamoci lo stesso. Attenzione che lo spezzacosce funziona. Anche lui c'ha lo spezzacosce, però. Ahia. Siamo un pelo in perdita. Un pelo in perdita, però abbiamo consumato talmente poca stamina. Che direi di toglierci il calcio. Metterci la schivata e continuare a spezzare le cosce. Sembra ripagare la strategia perché abbiamo recuperato un po'. Guarda lì, come rompiamo le tibie. Vai, rompi le tibie. Allora, se io al posto di questo ci do questo, dove togli di più? Ah, sempre 2, 3. Intanto i calci nella faccia, questo si riprende. Abbiamo 4 in 4 round. Dobbiamo cercare di stare in vantaggio per 4 round, comunque sia. Ultimo round, dobbiamo cercare di. Basta, schivate. Ecco pugni, pugni e calcio. Aia, aia. Aia, aia. Aia. La vediamo male perché siamo un pelo in vantaggio, neanche tanto. Adesso siamo in vantaggio, no. Cercare di avere più vita alla fine dell'incontro, più vita alla fine dell'incontro, più vita alla fine dell'incontro. Agli un pugno.
Ma che abbiamo vinto? Per quale ragione d'essere abbiamo vinto? Per quale ragione d'essere? Comunque abbiamo vinto. Ci portiamo il risultato a casa. Possiamo ancora parlare con Tyler Dunden. Rest before the next fight. Devi riposare prima del prossimo incontro. Abbiamo il prossimo incontro tra 3 giorni. E intanto abbiamo incontrato anche Tyler Dunden. E andiamo contro Bill Spark. E questo è un pochino più tosto rispetto a quelli che abbiamo incontrato. Anzi, fa vedere se Bob Dresser è più forte. È un pochino. È un pochino meglio perché abbiamo un pochino più di precisione nei colpi. È un pochino più forte, penso, nella rigenerazione della vita. Ma ce la possiamo fare. Già siamo un pochino superiori, ma adesso un po' di allenamento con Focantino ce la faremo. Allora, io con questi 14 punti, cosa possiamo sbloccare? Dobbiamo sbloccare due cose. Però l'uppercut non perché? Ah, ci vuole la forza 3. Però se noi prendiamo questo, allora noi possiamo prendere questo e questo. Così abbiamo una terza skill da poter usare in combattimento e un pugno un pochino più forte di quello che avevamo. Che non è male. E possiamo sbloccarci questa che non ci fa calare la stamina. Il Meatrunner che non ci fa calare la stamina più sotto di 4, che non sarebbe male. Così almeno dobbiamo smettere anche di allenarci in stamina. Più sotto 4 non abbiamo. E magari focucciarci un pochino di più sulla precisione, sulla cura, sull'agilità. Ecco, mi scordo tutte le volte come si chiama. E dopo aver incontrato Tyler Darden, dopo aver combattuto gli ultimi incontri, termino qui l'episodio. Ci vediamo con la prossima avventura di Focantino. Ciao ragazzi!